L'immagine. Andiamo a Pasqua in vacanza e lo facciamo con la nostra agente di viaggio Antonella Pacetti della Pepita Viaggi di Arezzo. Allora, abbiamo il primo viaggio, carissima Antonella, in Cornovaglia dal 9 al 14. Dal 9 al 14 Perché di poi prende le vacanze aprile, scolastiche, guarda, no? prende proprio il periodo proprio delle vacanze scolastiche, Bene. dal giovedì al mercoledì. Bella, mi piace la cartina, La fammi mappa, capire. sì. La Allora, mappa, brava. considera che questa qui è una delle mie zone preferite dove comunque organizzo spesso i viaggi. Normalmente si fanno d'estate, però stiamo iniziando un po' anche a destagionalizzare alcune mete. Vabbè, aprile già si comincia, Eh insomma, le sì, perché giornate. comunque d'agosto diventano delle mete delle Sono volte così. così. E guarda, con questo viaggio si arriva a Londra con il Sì. volo No, rimettetemi la mappa per cortesia, un attimo. e da lì praticamente poi si va Bristol. verso, sì, Bath e Wells. Qui si vede le terme romane che sono a Bath, che qua ci sono arrivati i Perché voglio romani. dire, ci sono I romani, arrivato. sì, più I in su romani sono anche. arrivato, Sì, anzi, il fino muro al di vallo di Adriano. il vallo di Adriano è più Adriano. in su. E poi si vedeva prima la cattedrale di Wells, che è Queste, questa qui, che anche mamma mia. questa, cioè questa considera che è una cittadina piccolina, Con te questa. arrivi e ti trovi sta Bello. chiesa straordinaria, e poi dopo è piccola, molto caratteristica, quindi queste qui sono due cittadine che non fanno parte della regione della Cornovaglia, però le mettiamo sempre in programma perché sono interessanti da vedere. Poi dopo da lì ci muoviamo verso appunto la Cornovaglia, quindi si va verso Tintagel dove si parla di Re Artù, del castello, delle Leggenda. leggende, queste sono un po' paesi delle leggende Eh anche, sì, no? anche perché la geografia del posto presta, E quindi questo paesaggio, ecco, questo è il castello di Re Artù, il castello di Beh, Tintagel, quindi qui si Ginevra, parla di paesaggi Berlino. incredibili, scogliere, ti rimette al mondo un viaggio in Cornovaglia, perché ha poi un giusto mixer fra arte e natura, ma veramente Certo. ben equilibrato. Io sono andata tante volte in Si vede questo, da come la ma lo descrivi. amo tantissimo, ho letto anche diversi libri che poi parlano della Cornovaglia e si fanno anche, oltre che appunto queste le cose più importanti, si fanno tipo paesini tipo questo. Questo è il paesino che si chiama Polperro, che è vicino a Fowey, altro paesino piccolo, e dove niente, ti puoi star lì, ascoltare semplicemente i gabbiani, il mare, mangiarti un panino con una montagna di gamberi sopra. Che quello E è il ti piatto, rilassi. nel senso i Sì, ora t'ho gamberi, detto perché il pesce si mangia. è certo, Però mamma per mia. dire quanto possono essere rilassanti anche questi, un viaggio così. Ecco, Questa è classica. questo è la Mont Saint-Michel della Cornovaglia, perché qui si parla di St. Michael Mount e è carino questo posto, che poi tra l'altro te qui si vede c'è la stradina per Però quando c'è l'alta arrivare. marea non si vede Non si più. va e si va con i barchini. E quindi anche questo l'abbiamo inserito appunto nel percorso. Poi abbiamo inserito anche Landsend, che è la punta Guardate che bello, più beh, a anche noi l'abbiamo in ovest. Sicilia una cosa del genere, Mozza, dove ci Sì, sono le saline, ecco, certo, però l'isola. vedi che paesaggi che sono Sì, meravigliosa. straordinari. E poi dopo, mentre si ritorna questa è la cittadina di Plymouth, mentre si ritorna verso Londra, poi ci si fa il sito archeologico di Stonehenge, che si vede, e poi Immancabile. le città storiche di Salisbury e Winchester, Quindi questo è il viaggio in Cornovaglia dal di 9 al 6 giorni, 5 14. notti, sempre con la guida e Poi tutto. in aereo In si parte da aereo. Arezzo con il pullman e Sì, si va all'aeroporto. Poi esatto. abbiamo sempre nella stessa data, 9-14 di aprile, Cipro, Cipro. l'isola di Cipro, Cipro. guarda, è un posto che non è, diciamo, molto popolare da Sì, noi, vabbè, non è perché che. sempre, E insomma. quindi ogni anno cerchiamo anche mete abbastanza nuove. Sì. Questo viaggio è comodo, lo definisco comodo perché si sta 5 notti nello stesso albergo. Bene, 5 notti nello stesso anche perché è albergo, quindi un'isola, col voglio dire. volo, Cioè, esatto, sì, abbastanza è grandina, grande, però però voglio dire. infatti ci posizioniamo più o meno a metà Brava. dell'isola, Limassol, e da lì poi dopo si fanno tutte le varie, a Limassol come si vede a sud, Sì. e da lì poi si fanno tutte le varie escursioni. Quindi qui si parla di, senza andare nello specifico dei nomi, No. diciamo, si parla di chiese bizantine, Un mare unico. sparse nelle montagne, poi Sì. si parla di archeologia perché comunque Salamina, Famagosta, Curion, quindi sono tutte. I monaci, Si quindi parla della dici. capitale Nicosia, dove si va a vedere sia il museo archeologico che il museo bizantino, e quindi anche questo un Un bel bel adatto viaggio. tasso culturale, diciamo. Quindi fermi là e con tutte le varie escursioni molto comodo. Poteva mancare Praga?
No, no. Praga. Quindi sempre però qui dall'11 sì, di aprile al 14 di aprile. Esatto, Praga più o meno la mettiamo più, quasi sempre, qualche volta a pullman, qualche volta in aereo, no? Quindi qui si va appunto 4 giorni e niente, si sta fermi proprio a Praga, e si, anche perché 3 giorni guarda, ci vogliono tutti per visitarla, quindi anche perché poi si fanno degli interni, quindi qualche museo, qualche chiesa e tutto, quindi servono. Primavera trovo che è proprio un bel periodo per visitare Praga, perché diciamo è meno che passa, fredda, sì, perché normalmente è una delle città più fredde, Ponte Carlo, e quindi ecco, insomma, una delle mete nostre classiche che si fa a Praga. Però questa dall'11 al 14. Dall'11 al 14, sì. Poi abbiamo, ecco, questa è la casa appoggiata, storta. No? Sì, che sì, storta. Sì, sì, ecco, dopo ci sono queste cose al di fuori, diciamo, delle mura storiche, diciamo, della parte storica, ci sono delle cose che anche interessanti. Che è caratteristica proprio di Praga, sì, questa. Sì, ma noi quando si va in queste città, poi parecchio qui si viaggia a piedi, perché è, certo, è tutto il centro storico, però si fa sempre normalmente una bella introduzione con la guida panoramica della città per introduzione proprio alla storia. Scarpe comode e via. Noi si cammina sempre abbastanza nei nostri viaggi. Poi la domenica con noi, cioè un giorno, sempre. La domenica a Reggio Emilia, e questa è il 9 di febbraio. Tra poco. Qui, proprio ora. Sì, diciamo che nel periodo gennaio-febbraio mettiamo tutte cittadine un po' non troppo lontane. Sì. E poi privilegiamo sempre un privilegiamo un po' anche il pranzo della domenica. Cioè, vabbè, la gastronomia fa sì, parte di quel territorio. No, ma poi sai, i pranzi liberi verso aprile vanno bene, no? Però gennaio-febbraio, che ancora c'è sto clima così, fermarsi, fare la visita della città la mattina e poi fare un buon pranzo tipico in queste zone, te ne sai meglio qua di me. Sicuramente di prodotti tipici di questa zona è ricchissima. Una curiosità magari di Reggio Emilia è che dove è nata la bandiera italiana. È vero. Dove è nata la bandiera italiana, infatti sì. Si va a vedere il museo del tricolore. Quindi il fatto stesso di andare, sembra, Reggio Emilia è vicino, non è che ci voglia tantissimo. Però sai, fatte con la guida, brava, con la spiegazione, cioè, nel senso, perché anche le nostre città d'arte, se uno va, a meno che uno non si prepari, perché assolutamente uno sì, si può preparare dire, e studiare, però fatte con una guida sicuramente hanno un valore completamente diverso, perché poi ti fanno notare delle cose che da solo è difficile che vedi. No, assolutamente, e poi voglio dire, è un modo di socializzare, un modo sempre. Di andare. Andare una sempre. Giornata fuori, perché a volte uno non si può spostare per il lavoro, ma un giorno. Allora, le nostre domeniche sono quasi tutte le domeniche siamo fuori, perché comunque sono apprezzate, appunto, se non certo. Sono apprezzate. È un modo nuovo di viaggiare, sì, perché sì, non sì. Si conosce a volte bene l'Italia, no? E quindi è bene guarda andare. Che io la mia programmazione è veramente tanta sull'Italia, sull'Europa, che io amo tantissimo. Ma io penso che un agente di viaggi serio e consapevole del territorio in cui sì. Vive dovrebbe fare questo, sì. Perché noi italiani non conosciamo bene. Ma io ripeto sempre che non è la lontananza, non vuol dire niente. No, non vuol dire nulla. Non vuol dire niente. Per me il valore di un viaggio non ha niente a che vedere con la lontananza. Sono d'accordissimo. Allora, abbiamo parlato delle vacanze di Pasqua, che giustamente avverrà nel mese di aprile, però in questa domenica dedicata a Reggio Emilia, con un pranzo tipico, questo ci teniamo a dirlo, il 9 di febbraio. Quindi ringrazio la nostra agente di viaggi personale, Antonella Pacetti della Pepita Viaggi di Arezzo.